Buonasera, bentornati in visione qui su Canale 2 per il nostro appuntamento con l'informazione quotidiana. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web www.canale2.com, il nostro sito ufficiale e la pagina Facebook Canale 2 Trapani. Cominciamo quindi subito con la cronaca partendo da Agrigento, nel mare delle Pelagie, un veliero abbandonato, tonnellate di droga. L'inchiesta Fish and Drug ha consentito di portare alla luce l'abbandono di una grandissima quantità, si parla di circa 4 tonnellate di hashish, il ripescaggio da parte di alcuni pescatori, l'abbandono sempre in mare della roba nei pressi della banchina e poi il recupero e lo smercio. Non è stato facile perché al porto di Porto Empedocle si sono anche registrati i furti di microspie collocate da polizia e procura. La simbiosi tra squadra mobile e commissariato frontiera di Porto Empedocle e Capitaneria però è riuscita a confermare quelle che almeno all'inizio sembravano storie strampalate, quasi inverosimili. Fondamentale l'analisi dei tracciati fatti dalla Guardia Costiera di due pescherecci che sono diventati sospetti perché facevano la spola sempre nella stessa zona dal luogo dove era stato abbandonato l'hashish e alcuni indagati avrebbero anche studiato, stando l'accusa naturalmente, le correnti marine e la possibilità di spostamento di quelle valigie da 25 kg ciascuna. 17 le misure cautelari firmate dal GIP di Agrigento Francesco Provenzano su richiesta del procuratore capo facente funzione Salvatore Vella e dal sostituto Sara Barazzi a carico di indagati per spaccio di stupefacente con l'aggravante dell'ingente quantità e tentata estorsione. Complessivamente 48 gli iscritti nel registro degli indagati, 3 in esecuzione dell'ordinanza firmata dal GIP sono stati posti in carcere. 8 ai domiciliari, tutti gli altri sono stati disposti obblighi di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. L'inchiesta è partita dopo che un veliero di passaggio nelle acque dell'isola di Lampedusa è andato in panne. L'equipaggio è stato costretto a chiamare i soccorsi e dunque la Guardia Costiera della più grande delle isole Pelagie. Il veliero trasportava delle tonnellate di hashish che ha dovuto abbandonare a mare. Hashish che appunto è stato poi recuperato sia da pescatori di Lampedusa che di Porto Empedocle. Sono queste le voci che hanno raccolto dopo l'arresto dell'empedoclino Lonigro nel maggio del 2019, i poliziotti del commissariato Frontiera e della squadra mobile di Agrigento, da cui è partita l'inchiesta. È un blitz antimafia che ha coinvolto anche politici, è stato eseguito a Randazzo. Antimafia al comune di Randazzo con politici nel mirino. L'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia Etnea ed eseguita alle prime luci dell'alba di oggi dai carabinieri di Catania ha permesso di disarticolare il gruppo dei Sangani che operano appunto nella zona di Randazzo, quale articolazione territoriale del clan Laudani, detto Mussi Ficurigna. Oltre a un fiorente traffico di cocaina, hashish e marijuana, l'indagine ha consentito di documentare come gli indagati abbiano nel corso degli anni esercitato un controllo del territorio a danni di attività economiche della zona, i cui titolari venivano intimiditi con minacce e danneggiamenti per sottostare al pizzo. Nel corso delle indagini, a testimonianza della pericolosità dell'associazione, è stato rinvenuto sotterrato in una località di campagna un vero e proprio arsenale costituito da pistole, fucili e numerose munizioni. Inoltre, con riferimento alle elezioni amministrative di Randazzo del 2018, sono emerse interferenze degli appartenenti al sodalizio mafioso sull'amministrazione comunale, in particolare su 3 rappresentanti attuali e passati di quel comune. Dall'attività investigativa sono emerse anche ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso. Parliamo adesso di Castelvetrano, un arresto eseguito dai carabinieri per maltrattamenti. I carabinieri della stazione di Castelvetrano hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia un castelvetranese di 35 anni, presunto responsabile di aver maltrattato l'ex convivente. Da una serie di accertamenti eseguiti dai militari dell'arma a seguito della denuncia della vittima, sono emersi comportamenti molesti e minacciosi che l'uomo avrebbe messo in atto verso l'ex convivente, causando nella stessa un perdurante stato di ansia e preoccupazione. Lo scorso agosto la donna, esausta, si è
è rivolta al comandante della stazione, che unitamente ad altri carabinieri si è subito attivato per le indagini del caso, cercando riscontro a quanto denunciato dalla vittima, la quale riferiva che da quando aveva deciso di interrompere la relazione col marito subiva continue minacce e atteggiamenti violenti, fino all'ultimo episodio di pochi giorni addietro, quando l'avrebbe colpita con degli schiaffi per futili motivi durante una lite. Dopo gli accertamenti dei carabinieri, il 35enne è stato denunciato, mentre la donna ha lasciato l'abitazione per trasferirsi altrove. A Marsala invece un cittadino del Gambia è stato arrestato per spaccio di droga. I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marsala hanno arrestato un cittadino gambiano di 30 anni, regolare su territorio nazionale, da tempo residente a Marsala, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'Arma di Marsala, con supporto del nucleo cinofili di Palermo e del 12° Reggimento Sicilia, hanno perquisito l'abitazione dove risulta domiciliato lo straniero, insospettiti da dubbi movimenti di persone che in pochi minuti entravano e uscivano dall'appartamento. All'esito del servizio è stato trovato in possesso di 74 grammi di marijuana e 45 grammi di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L'uomo è stato tratto in arresto e al termine delle formalità di rito e dell'udienza di convalida è stato posto in libertà. Ad un mese esatto dall'inizio dello spoglio, finalmente si conoscono i risultati definitivi per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana. L'ufficio centrale del Tribunale di Palermo ha ricevuto i dati definitivi del voto a Messina e Catania. C'è voluto un mese per avere il quadro completo dei 70 eletti all'Assemblea regionale siciliana. I ritardi di Messina e Catania sono stati causati dalla necessità di ricontare le schede per una serie di errori riscontrate in alcune sezioni durante lo spoglio e la verbalizzazione. Nel giro di 48 ore i 21 eletti nelle due circoscrizioni dovrebbero essere convocati dai rispettivi tribunali per il ritiro degli attestati. Alcuni eletti sono stati già contattati, altri invece attendono l'invito per la proclamazione. Ricordiamo che questo è un passo importante anche per il governo guidato da Renato Schifani. Infatti 2 anni fa era stata votata all'ARS una norma che prevede il giuramento degli assessori proprio davanti all'Assemblea regionale siciliana. È chiaro che se l'Assemblea regionale siciliana non c'è, non ci può essere quindi un governo. Tra l'altro ricordiamo anche che lo stesso Schifani ha sempre detto che varerà una giunta formata da solo deputati all'Assemblea regionale siciliana, questo per evitare il problema dei franchi tiratori che ha afflitto Musumeci nell'ultimo periodo. Quindi meglio tardi che mai, oggi finalmente ci sono i 70 eletti all'Assemblea regionale siciliana. E intanto proprio il governatore Renato Schifani ha proclamato lo stato di crisi per quanto riguarda i territori colpiti dal maltempo un mese fa. La regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i danni provocati da maltempo a settembre e ottobre in numerose zone dell'isola. Il provvedimento, firmato dal presidente Renato Schifani a seguito della relazione predisposta dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, avrà la durata di 6 mesi. I comuni coinvolti in provincia di Trapani sono Trapani, Paceco, Partanna, Campobello di Mazara, Mazara, Edice, Valderice, Castelvetrano, Misili Scemi e Castellammare del Golfo. Gli eventi meteo avversi che si sono verificati il 25, il 26 e il 30 settembre e il 1 ottobre e poi tra il 9 e il 13 ottobre sono stati caratterizzati, scrive nella relazione il capo della Protezione Civile della Presidenza della Regione Salvo Cocina, da un flusso di correnti sudoccidentali che ha determinato importanti episodi piovosi associati in alcuni casi ad attività temporalesca con conseguenti significativi effetti al suolo. I valori di pioggia misurati da diverse stazioni sono stati superiori ai 100 mm e con eventi di forte intensità e concentrazione registrati soprattutto nel territorio di Ragusa, Trapani e Palermo. Nell'immediatezza dei fatti, dice il presidente della regione Renato Schifani, tutte le strutture operative di protezione civile, regionali, provinciali e comunali, coadiuvate dalle associazioni di volontariato, dai vigili del fuoco, dall'esercito, sono intervenute tempestivamente per soccorrere la popolazione colpita e rimuovere le situazioni di pericolo. Adesso, con la dichiarazione dello stato di crisi, velocizzeremo la macchina e attiveremo i primi interventi della protezione civile e dell'autorità di bacino per la messa in sicurezza dei torrenti e della città di Trapani.
Si è riunito il Consiglio Comunale di Marsala alle prese con il piano triennale delle opere pubbliche. L'assise civica di Palazzo Sett'Aprile ha ieri pomeriggio comunicato l'esame dei diversi emendamenti tecnici e politici al piano triennale delle opere pubbliche. I lavori d'aula si sono protratti fino alle ore 22, quando sono stati sospesi per una breve riunione dei capigruppo su alcuni subemendamenti e su una questione procedurale. In realtà la pausa si è protratta per più di un'ora e al rientro il presidente Sussuriano ha aggiornato i lavori a domani, giovedì 27 ottobre, con inizio alle ore 10, poiché nell'odierna giornata dovranno essere formulati i dovuti pareri tecnici sui subemendamenti presentati ieri in aula. Nel corso dei lavori il Consiglio ha approvato ben 7 emendamenti al piano triennale delle opere pubbliche, la maggior parte dei quali a maggioranza. Gli emendamenti hanno riguardato l'aumento di somme per i lavori in corso sulla base del nuovo prezzario regionale, interventi per la rete fognaria del canile municipale, per il progetto di bike sharing e per incentivare l'inclusione sociale. Quest'ultimo emendamento, assieme a quello tecnico per contrarre un nuovo mutuo al fine di assicurare la dovuta manutenzione della rete idrica cittadina e un altro finalizzato all'abbattimento di barriere architettoniche nel centro città, sono stati quelli approvati all'unanimità dai consiglieri presenti in aula. L'impasse si è nell'esame dell'ottavo emendamento riguardante interventi con contrazione di mutui, su cui si è aperta una vivace discussione. Nel corso del dibattito e su vari emendamenti sono intervenuti i consiglieri Fici, Di Pietra, Orlando, Passalacqua, Milazzo, Ferrantelli, Coppola, Carnese, il quale ha dichiarato di astenersi poiché, essendo da poco in consiglio, non ha avuto il tempo di un attento esame di quanto posto in votazione. Oltre ai rappresentanti di Sala delle Lapidi, al presidente Sturiano nel corso dei lavori sono poi intervenuti il sindaco Massimo Grillo, l'assessore ai lavori pubblici Arturo Galfano, nonché il segretario generale Andrea Giacalone, i dirigenti Angileri, Mezzapelle e il titolare del servizio idrico Gaspare Zichitella. La seduta si è conclusa alle ore 23:10. Sul caro bollette al comune di Marsala interviene l'ex sindaco Alberto Di Girolamo. Si prospetta per il comune di Marsala di ricevere una bolletta della luce di circa 8 milioni di euro e l'ex sindaco, ma non solo lui, si chiede che fine abbia fatto il finanziamento relativo alla sostituzione di 10-12 mila corpi illuminanti nella città. Ecco la lettera del dottor Di Girolamo. Egregio direttore, ho letto l'articolo in cui si parla che la bolletta della luce che arriverà al comune di Marsala sarà di 8 milioni di euro, il doppio rispetto allo scorso anno. Il sindaco, come al solito, sa solo dare la colpa agli altri, per esempio agli impiegati che a volte lascerebbero le luci accese, allo Stato che dovrebbe intervenire con più risorse. Per l'ennesima volta devo far ricordare all'attuale amministrazione che fra i tanti progetti finanziati che abbiamo lasciato, ben 2 di 5 milioni ciascuno erano per la sostituzione di almeno 10-12 mila lampade ad alto consumo con quelle a LED, che sono a risparmio energetico, e in più per mettere in sicurezza il sistema della rete elettrica. Che fine hanno fatto questi finanziamenti insieme a tanti altri di cui ancora non si sa nulla? Ci fermiamo adesso per una breve pausa pubblicitaria, ma torneremo subito dopo con l'informazione. Canale 2, pubblicità. Fai una pausa e scegli il tuo arredo da Raiti Arredamenti. Da noi potrai trovare la qualità delle cucine Mobilturi, impreziosite da una vasta gamma di colori, accessori e modelli di design. Camere da letto prodotte in Italia, camerette creative e funzionali, pareti attrezzate e componibili, divani fatti dai nostri artigiani su misura per te e tanto altro ancora per la tua zona living. Che aspetti? Vieni a visitare il nostro showroom a Buseto Palizzolo e scopri tutte le proposte disponibili in pronta consegna. Seguici sui social e visita online Raiti Arredamenti. Il centro impiantologico odontoiatrico del dottor Marino Antonio e collaboratori, con la loro profonda specializzazione, permette di effettuare trattamenti all'avanguardia con tecnologie innovative e attrezzature di ultima generazione. In un'unica seduta si mettono gli impianti e si costruisce una protesi di durata. In un'unica seduta il paziente risolve tutti i suoi problemi funzionali ed estetici. Il paziente scoprirà come sarà facile tornare a sorridere. Sarà possibile rateizzare il pagamento e finanziamento agevolato, trasformazione della protesi mobile in protesi fissa in 24 ore, impianti dentali post-estrattivi e a carico immediato, denti fissi in 24 ore. Il centro si trova a Marsala, nella via Giulio Ancaomodei 58. Si potrà prendere un appuntamento telefonico allo 0923 181 1336 e al 360 76 76 80, oppure
oppure collegandosi al sito web www.dottorantoniomarino.it. Amore, dove mi stai portando? A comprare i mobili nuovi per la nostra casa di campagna e per il nostro B&B. Ah, ecco appunto. Hai detto nuovi e mi porti da Alessandro Mercatone dell'Usato. Ma certo, da Alessandro portiamo il nostro usato, che verrà valorizzato e rivenduto. E compriamo tutto l'arredamento nuovo. Da Alessandro Mercatone trovi tutti i mobili nuovi che ti servono, risparmiando tantissimo. Cucine componibili di elettrodomestici, camere da letto e camerette. E ancora divani, tavolini, scarpiere. Vieni a scoprire la qualità al giusto prezzo da Alessandro Mercatone in via Salemi 616 a Marsala. Alessandro Mercatone, affari fatto. Solletico, di Corona Rosalinda. Da noi trovi giocattoli, pelletteria, bigiotteria, abbigliamento per battesimo, corredini, profumeria. Vieni ad acquistare da noi i tuoi regali. Troverai nel reparto giocattoli sconti fino al 50%. Acquistando i tuoi regali, Babbo Natale durante il periodo natalizio te li consegnerà gratuitamente a casa tua. Grande novità! Da quest'anno abbigliamento Bimbo Brums. Solletico, ci trovi in Contrada Strasatti 272, via Nazionale. www.canale2.com. Bene, parliamo adesso di un fatto increscioso. Il fiume Modione a Castelvetrano è stato deturpato e inquinato da scarichi di lavorazione delle olive. L'altra notte ignoti hanno versato nel torrente Modione, appena sotto il tempio di Selinunte, le acque di vegetazione provenienti da qualche frantoio che opera nella zona di Castelvetrano. Le acque di vegetazione sono l'ultimo scarto della molitura delle olive e sono 200 volte più inquinanti delle fogne, poiché sottraendo l'ossigeno alle acque provocano la morte della flora e della fauna. Infatti in questa zona di mare si nota già una notevole moria di pesci. Mare Amico, associazione ambientalista, fin dal 2020 effettua il monitoraggio di questo fiume, visto il gran numero di frantoi nella zona e in presenza di tanti imprenditori disonesti. Questo corso d'acqua fornisce la cartina di tornasole sulla reale situazione dei nostri fiumi. Della cosa l'associazione Mare Amico ha notiziato i carabinieri di Castelvetrano. Bene, abbiamo chiuso qui oggi questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordo come al solito che potrete seguirci nei consueti canali web. Tra l'altro oggi ci sarà la partita di Coppa Italia di eccellenza tra Mazzarese e Misilmeri, che noi riprenderemo e trasmetteremo questa sera, quindi appuntamento con lo sport questa sera su Canale 2, naturalmente nei consueti canali web, www.canale2.com, il nostro sito ufficiale, la pagina Facebook Canale 2 Trapani, dove troverete appunto dirette e approfondimenti, ma anche il canale YouTube e il canale TikTok. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione. A voi tutti, buonasera. Canale 2. Pubblicità. Nuova apertura, le tentazioni dei desideri, per accompagnare la vostra vita a tavola con la fragranza del nostro pane e le nostre specialità artigianali. Infinite prelibatezze, sia dolci che salate, tutte di nostra produzione, con ingredienti di prima scelta. Dal pane e i panini di tutti i formati, dal pane con le olive o integrale alla pizza a taglio. Dalla tavola calda ai calzoni, alle schiacciate e ai grissini, i biscotti regina, i tagliancozzi con mandorle, le frittelle, le cassatelle di fichi. Le tentazioni dei desideri. Veniteci a trovare. Siamo in Contrada Cuori di Gesù 1267 a Marsala. Diffondiamo passione e amore per la cura degli animali a tutti i nostri clienti. Siamo sempre dalla parte di chi ama i propri pets e abbiamo fatto di questa dedizione un lavoro. Da noi trovi mangimi e accessori per animali da cortile e tutto ciò che riguarda i nostri amici, dalle crocchette ai cibi umidi per cani e gatti, mangimi per pesci e tartarughe, uccelli e roditori. Si possono acquistare numerosi accessori, dalle spazzole ai giochi, cucce e scopi.
coccodelle, guinzagli, gli antiparassitari di tutte le tipologie, la ferramenta, gli accessori da giardinaggio, piante da orto e fiorite, le bombole Agip e tanto altro. Accettiamo prenotazioni di galline, pulcini, polli e pappagalli allevati a mano. Consegniamo a domicilio. Che aspetti? La Crusca si trova a Marsala in Contrada Ciancio 29 accanto alla farmacia. Telefono 346 78 55 396. Un corretto e costante apporto di frutta e verdura è indice di vita sana. Per questo motivo è importante che frutta e verdura siano sempre fresche e di qualità, come tutti i prodotti che trovi da Sfrutta la Frutta. Un vasto assortimento di ortaggi, verdura e frutta sempre fresche e di produzione propria, come le fragole. Prodotti selezionati come formaggio e ricotta locali, pane con lievito madre cotto in forno a legna, biscotti caserecci e pasta fresca, uova locali da galline allevate a terra, pesce surgelato, prelibatezze e piatti tipici come il couscous, vino e aceto locali. Sfrutta la Frutta di Alabiso Enza e in Contrada Casabianca 95 a Marsala. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Risolviamo ogni problema di coltivazione. Sappiamo come guarire le tue piante, migliorare la tua produzione o avviare un nuovo terreno. A Marsala, in Contrada Fontana di Leo 66. Agrifarm, soluzioni per l'agricoltura. Tutto il buono del mare sulla tua tavola. Vieni da D&G Fish, nuova apertura in Contrada Ciancio 257 a Marsala. Ti aspettano frutti di mare freschi tutti i giorni, pesce congelato a bordo e gustosi prodotti ittici surgelati. Vieni a trovarci anche in Corso Calatafimi 46. D&G Fish di Renzo Catarinicchia, le meraviglie del mare, il gusto e la freschezza, in due pescherie accoglienti e assortitissime. Se provi una volta, non cambi più. D&G Fish è a Marsala, in Contrada Ciancio 257 e in Corso Calatafimi 46 su Piazza Caprera. www.canale2.com